Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo per raccontarvi quello che accadeva qui a San Giovanni Rotondo quando Padre Pio era in vita. Ad esempio, ci racconta Maria Vinonska nel suo libro che in certi casi Padre Pio trattiene lui stesso i viaggiatori troppo frettolosi. Cioè, ad esempio, un negoziante va da Genova a Foggia per trattare una partita d'olio. Un amico gli domanda di spingersi fino a San Giovanni Rotondo e di rimettere una lettera a Padre Pio da Pietrelcina. Naturalmente è una trappola. Il negoziante non andrebbe mai a vedere un frate di sua propria volontà. Arriva al convento dopo 52 ore di un viaggio spossante ai limiti della sopportazione e una lettera per Padre Pio. Dice al fratello portinaio quando entra: ho bisogno subito di una risposta perché io devo andare via, non posso indugiare. E il frate portinaio sorride. Qui non bisogna mai avere fretta, gli risponde, è la casa della pazienza, consegnerò la vostra lettera, andate in sacrestia ad aspettare la risposta. E la porta si chiude. Il negoziante era furioso. Vedendolo in uno stato così pietoso e completamente disorientato, un giovane ufficiale d'artiglieria che era lì accanto e che aveva sentito il dialogo si offrì gentilmente a fargli da guida. Il negoziante non domandava che una cosa: sbrigati, sbrighiamoci al più presto, questo affare è noioso, io devo andare via. La visita di Padre Pio non l'impressionò per nulla. Un prete come gli altri, pensò con rabbia, ma ecco che questo prete va verso di lui, lo scruta con lo sguardo, e tu che vuoi? Una risposta alla lettera che vi ho fatto avere, padre. Va bene la lettera, ma tu che cosa vuoi? Vuoi confessarti? Ho abbandonato da molto tempo queste pratiche, padre. E da quanto tempo non ti sei confessato? Da quando avevo 7 anni. Padre Pio lo guarda a lungo, poi in silenzio, e poi riprende. Quando dunque? Disse scandendo ogni parola. Quando dunque cesserai di condurre questa vita abominevole? In un secondo il viaggiatore frettoloso si sente smascherato. Egli stesso lo dice testualmente nella sua testimonianza. Non si ferma soltanto un giorno, ma un'intera settimana, proprio per assaporare la gioia dell'innocenza che ha riacquistato. Perché naturalmente Padre Pio lo confessa, lo assolve, lo fa assistere e partecipare alla sua messa e gli dà la Santa Comunione. Io che da 45 anni, scrive, non avevo mai più messo piede in chiesa, salvo che per arminarvi opere d'arte, io scettico, ateo, non avrei barattato quel giorno con tutto l'oro del mondo, non oso analizzare questa forza nuova, meravigliosa, che mi investì bruscamente, né tantomeno la luce sfolgorante che illuminò il mio spirito. Uscendo dalla chiesa mi sono sentito leggero, felice, come mai lo ero stato in tutta la mia vita. Tutto il mio essere era portato alla bontà. E chiude con queste parole di cui egli misura il peso, avendone fatto l'esperienza. L'uomo senza Dio è un essere mutilato.